Grazie a Martino anche il carro della Proloco è in fase di ultimazione. La Proloco Junior, la Proloco Senior lavorano insieme per portare avanti questa tradizione e farla sfilare il 26 luglio per le strade del paese. Il tema del vostro carro non lo sveliamo, un indizio però. Allora, questo è il quarto anno che collaboriamo con la Proloco e il tema è diciamo un qualcosa di astratto e abbiamo cercato di concretizzarlo nel migliore dei modi. È qualcosa che riguarda anche diciamo il mondo dei bambini e quindi diciamo in qualche modo è un invito per sensibilizzare questo tipo di cosa che poi vedrete a Sant'Anna realizzata. E allora appuntamento al 26 luglio tutti a Sant'Anna per vedere cosa la Proloco ha realizzato. Oltre il grano e la paglia, quali altri materiali avete usato? Allora, il grano e la paglia sono diciamo la base. Alcuni dettagli li abbiamo diciamo fatti anche tipo con il riso. Oppure ad esempio le spighe di orzo possono essere utilizzate o anche di grano tenero, quindi però la maggior parte del lavoro è fatto con il grano. Quanti ne siete? Allora, siamo una decina di ragazzi e poi ovviamente ci sono anche i più adulti che ci hanno aiutato soprattutto nella realizzazione della struttura. Luigi, sei di Jelsi, sei un alunno della terza media, invece però di essere alla scuola del carro sei qui a lavorare con gli amici della Proloco. Come mai questa scelta? Vabbè, ho scelto di venire con la Proloco perché sia c'è mia sorella e poi perché qui si lavora più densamente e quindi visto che a me piace fare i carri ho scelto di venire qui. Sei giovanissimo, cosa rappresenta per te tutto questo? La preparazione dei carri, poi il giorno di Sant'Anna, l'attesa, la festa, lo stare insieme? È una bellissima cosa perché comunque noi giovani facciamo andare avanti la tradizione di Sant'Anna per far sì che non finisca mai, diciamo. Anna, ci avete aperto le porte del vostro cantiere, i lavori per il vostro carro procedono molto bene, tanti chicchi, tanti colori, insomma per il tripudio che sarà il 26 luglio. Non vogliamo sapere il tema, non ce lo svelate, giusto qualche indizio? Come tutti gli anni ci siamo riuniti proprio per creare un nuovo carro, mantenendo sempre la vita contadina, però aggiungendo un altro tema che però non vi sveleremo e lasceremo la sorpresa per il giorno di Sant'Anna, così potrete venire a vederlo e a conoscere il nostro tema. Quanti giovani siete? Quante persone lavorate al carro? Siamo circa una ventina di ragazzi. Gli uomini si dedicano più alla struttura e noi donne più al lavoro un po' più superfino e più preciso e attento. Quindi nell'attaccare la paglia e i chicchi uno a uno. Entusiasmo, amicizia e fede trionfano in questi momenti. Sì, è la base di questa festa e dell'unione del gruppo per portare avanti questa tradizione. Siamo in Corso Vittorio Emanuele a Jelsi e abbiamo incontrato un bellissimo gruppo di treccianti, tutte all'opera che con devozione e grande spirito di collaborazione lavorano alla realizzazione delle trecce. La signora Maria. La signora Maria impegnatissima. Signora, come si fanno le trecce? Eccole qua. Si mettono tre spighe da un lato, tre da un altro e si intreccia tranquillamente come una treccia normale e vai avanti. Che lunghezza possono avere le trecce? Dipende, noi non abbiamo una misura, dipende da quando, perché loro più sono lunghe e meno lavoro fanno perché le devono riunire, quindi dipende uno come si trova, delle volte fa 7, 8, 10 metri, dipende, non abbiamo una misura.
Le trecce poi andranno a decorare il paese il giorno di Sant'Anna, il 26 luglio. Oggi ospiti a Ielsi le scuole medie di Campochiaro e di Guardiareggia e non solo, anche più piccoli. Che effetto fa trasmettere ai giovani la cultura del posto, a giovani che vengono da altri paesi? Una sensazione meravigliosa, perché vedono i lavori che si fanno in questi piccoli paesi. Che ogni paese ha la sua tradizione e imparano sperando che la rimantengano per dopo. E poi tutto questo si vive all'insegna dello stare insieme. Già per fare le trecce bisogna essere in due. Cioè, beh, in due, anche in uno, se uno non c'ha, può farlo anche in uno, però in due lei te la pulisce, vedi, toglie la paglia, te la dà pulita, mazzetti, fai prima. È una compagnia, stiamo in compagnia, però ci vuole lavoro. Si sta in compagnia con lo sguardo di Sant'Anna. Certo, certo. E io arrivo e mi metto al centro, senza interrompere il lavoro certosino di Maria e di Maria Michela. Osserviamo le trecce. Questo momento per voi di Ielsi cosa rappresenta? Beh, è una tradizione, io non ci sono stata, ma sono parecchi anni che sono ritornata, allora aiuto, è una tradizione che è bella. Ogni anno in attesa della festa, sì. Cosa vuol dire fare le trecce, riunirsi, aspettare il 26 luglio? Siamo abituati a fare questi lavori e aiutiamo dove meglio possiamo. Cosa si respira tra di voi? Che clima c'è? Di saper fare, insomma, i consigli degli anziani di più, allora tante cose, i ricordi pure del passato. Al signor Pasquale spetta un lavoro di fino. Questo in effetti è molto manuale, semplice, senza molto impegno. L'impegno maggiore è quello di intrecciare le tre spighe messe insieme per fare poi la treccia. Questo è solo per rifinirla un po', niente più di tanto, per poi prepararla e metterla o diciamo intorno ai pali o sui carri dove serve, dove il comitato festa ritiene opportuno di utilizzarla, perché vengono di pomeriggio la sera a ritirarle quasi tutte quante e loro le usano per abbellire il paese. Dopo Sant'Anna le trecce cosa succede? Dopo Sant'Anna restano sia le trecce, sia i carri premiati, restano messi lungo il percorso in piazza o sopra il monumento per farlo visitare, restano minimo per altri 4-5 giorni successivi alla festa. Per dopo la settimana, 10 giorni dopo, viene tolto tutto, quindi tutto completamente, e portato all'Aia di Sant'Anna per la trebbiatura. Questo è il procedimento. E dopo aver visto i pannelli di sughero, di truciolato, di legno, lavorati a menadito, uno ad uno, appunto con i disegni ricoperti di grano, questa volta un vestito da uomo. Signora Lina, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? È una sorpresa, è tutta una sorpresa. Un grande carro si prospetta, quante persone lavorate? Dunque fisse più o meno 4, poi di sera arrivano i mariti a darci una mano e il numero aumenta. Arrivano i rinforzi, sì, sì. E tra di voi donne di giorno insomma è un fantastico gineceo, la sera simbolo di quella famiglia che condivide i valori e la storia, le tradizioni del posto. Sì, sì, sì. Cioè questi carri, la caratteristica del lavoro dei carri è proprio questa, stare insieme, si creano anche nuove amicizie, è bello, ecco, sono dei laboratori che fantastici, non solo come lavoro, senz'altro c'è molto da fare, però si ride, si scherza, ci si fa nuove amicizie, poi ci sono di ogni età, non è che ci sono gli anziani, ci sono i bambini, ci sono i giovani, quindi è bello, ecco. Per le strade di Ielsi in questi giorni è un tripudio e un confronto generazionale. Ci sono tutti che lavorano in nome di Sant'Anna aspettando il 26 luglio. Sì, sì.
Gli anziani più o meno sono quelli che fanno le trecce, le signore anziane, sono dedicate alle trecce, però insegnano anche ai bambini perché c'è la scuola delle trecce e quindi vogliono trasmettere questa tradizione. Poi ci sono quelli del comitato che le devono abbellire il paese proprio con queste trecce e quindi c'è tutto questo lavoro, questo fermento. Difatti se uno viene di sera a Ilsi non vede nessuno perché stanno tutti rinchiusi nei vari garage a lavorare. Evviva Sant'Anna! Evviva Sant'Anna, sì.